Principe Amleto dice c'è del marcio in Danimarca, questa frase è stata consegnata alla storia della letteratura come una delle più famose. Ma non vi preoccupate, non vi stiamo portando nell'Olimpo della prosa, e preferiamo invece spostarci in Inghilterra, in Gran Bretagna, dove pare ci sia del marcio, anche lì almeno secondo Gaia serva Dio. Buonasera. Buonasera. Allora, c'è del marcio, cominciamo subito così, va? Eh sì, altrimenti non avrei scritto un libro. No, molto spesso abbastanza. I titoli li scelgono gli editori, gli scrittori questo sono un po' indecisi. Ma io devo dire, con i titoli io ho sempre a che fare, delle volte con grandi contrasti, ma okay. Delle volte ci riesco. La signora Servadio conosce la Gran Bretagna dagli anni 60, possiamo dire, anche più o prima. Meno, ha lavorato anche lì prima. Come giornalista, anche prima, e quindi insomma può, ha un buon titolo insomma, per poter affermare una cosa del genere. Sì, non solo, ma conoscendola così bene, in effetti essendoci vissuta, avendoci una famiglia, amici, eccetera, eccetera, la mia critica è una critica anche di amore, sì, perché altrimenti anche lì non avrei certo scritto un libro. Loro condividono la critica a chi ci vive? Molto più degli italiani, perché gli italiani amerebbero pensare a un'Inghilterra perfetta, un esempio meraviglioso, non vogliono sapere che l'Inghilterra è cambiata così per il peggio, mentre devo dire basta che uno parli con un taxista a Londra e dice ma perché è finito in questo modo, perché siamo gestiti così male, eccetera eccetera. Senta, noi garbatamente facendo il nostro mestiere ci permettiamo anche di farci un po' i suoi affari, ma lei dove abita a Londra? Io abito un muretto di divisione, anzi un burone di divisione tra Westminster e Chelsea. Beh, insomma, piazzata bene. Sono piazzata bene e vivo lì anche lì da 100 anni, guardi. Giardinetto britannico, stile, piantine. Giardinetto molto eclettico, tutti, ecco. Il basilico, il rosmarino, la salvia che serve alla mia cucina, poi anche ho i miei fiorellini, naturalmente dall'Inghilterra ho imparato quello, adoro il giardinaggio. Beh, questo ci fa molto piacere. Ma quindi come è successo questo cambiamento epocale? Noi eravamo abituati, che ne so, penso a un film, quello di Alberto Sordi, no? Fumo di Londra, uomini in bombetta, uomini eleganti, con le prime percussioni, possiamo quasi dire, della società hippie che stava nascendo, però come si è arrivati a questo? Quindi facciamo un po' una cronistoria. Sì, ho fatto una domanda facilissima, fra l'altro. Sì, no, tra l'altro, voglio dire che una scena abbastanza lunga di quel film là venne girata a casa mia, proprio in quella casa lì. Ah, fantastico. con mio marito che faceva finta di essere un hippie, lui un po' seccato. E Alberto Sordi che non se ne andava mai, perché dice un giorno ce la caviamo, invece due, tre, gli ho detto senti, a un certo punto perché è così cambiata? Mi fa una domanda, invece io ne ho scritto un libro per rispondere a questa domanda. Un libro in 2 minuti si può riassumere, non è facilissimo del resto. No, ma insomma come ci proveremo. Prego. Beh, una delle cose è proprio la caduta di alcune istituzioni importantissime, una proprio caduta etica. Certo. Quindi la rottura, diciamo, di questa cosa meravigliosa sulla quale l'Inghilterra si basava, che era la fiducia reciproca. In più un'altra cosa gravissima è l'istruzione che secondo me è alla base di tutto un tessuto sociale. Ci sono la scuola per la maggioranza, diciamo la scuola di Stato è quasi completamente un disastro, e difatti io porto delle statistiche spaventose e anche degli esempi di... Per esempio recentemente c'era un datore di lavoro che si è trovato la Telecom, che c'è anche lì, che ha trovato, adesso non mi ricordo, 2000 persone aveva impiegato, lì quasi tutte non sapevano leggere e scrivere. Beh, insomma, quasi sì. Tutte. Insomma, quindi, sì. E difatti, un'abilità, insomma, di quelle complesse. Cioè non parliamo di un'istruzione di base, quella che ti dà la chiave per lavorare. E per vivere anche. E per vivere, assolutamente. Noi abbiamo parlato alcune immagini un pochino di quelle che passano, non nell'immaginario nostro, qui nel continente, ci permette di dire questo, sì. Nella Gran Bretagna. Vediamoci insieme questo breve filmato e poi continuiamo a parlare. Hold on. Falls, yeah. Calling the roller.
Quindi dal matrimonio dell'anno a Beckham fino al caso Mandela, abbiamo sono stati bravi, ringraziamo anche Giovanni Mossobello e Marco Callegari che hanno fatto un bel lavoro. Anche Scotland Yard e i colpevoli. Non ci facciamo mancare nulla. Lei però nel suo libro, fra l'altro, oltre a fare nomi e cognomi in maniera molto simpatica anche, parla di alcune classi, perché una volta si diceva l'Inghilterra finalmente la società dove non ci sono più le classi, invece questo non è vero. Non è vero, sono cambiate le classi sociali. Prima di tutto è stata Margaret Thatcher che ha, diciamo, abolito quella oligarchia che esisteva, che governava, eccetera, eccetera, e nel bene e nel male se la cavava molto meglio, anche perché era un paese più piccolo, c'era molto meno immigrazione. E quello soprattutto. Anche questo, però comunque era un paese che doveva cambiare per forza. Però lei si inventò una nuova classe di, io faccio un esempio, un paio di persone che tra l'altro andando direttamente in prigione, uno era, insomma, non esiste solo in Italia questa cosa, solo che l'Inghilterra copre le cose in molto, questa sua antica discrezione ancora ce l'ha. Sì, ma il ceto medio che fine ha fatto? Il ceto medio è un'enorme vittima in un certo senso, è quello che forse come qui è quello più tassato, è quello più la classe che una volta era la classe operaia, che è diventata la piccola borghesia, adesso la classe operaia non esiste più, è in fondo la classe quasi più privilegiata in un certo senso, ed è quella che ha dato vita a tutti questi, i nuovi lord, i nuovi miliardari, i nuovi, anche questi banchieri che pigliano, che hanno veramente fatto piazza pulita della finanza inglese, aiutati moltissimo dalla politica naturalmente. Lei ha accennato al tema dell'immigrazione, infatti non possiamo tacerne, e soprattutto alla luce degli attentati alla metropolitana di Londra, quando si disse proprio il modello di società multietnica aveva fallito. Ha fallito, e al suo posto? L'Inghilterra non ha avuto neanche un'idea di come affrontare questo problema, perché ha diviso tutto in ghetti. Sono arrivati, poi da molto prima naturalmente, certo, sono arrivati tutti i Midlands, sono più o meno pakistani, e l'Inghilterra ha deciso di lasciarli per conto loro, diciamo, quindi sono mondi che parlano in urdu, sono i giornali in urdu, mangiano così, però come questi, anche la nuova generazione vorrebbero uscire magari, ma le donne non hanno modo di uscire, sono incatenate a quella società lì. Quindi l'integrazione è impossibile, per ora molto è impossibile, difficile. Io la vedo molto, molto, molto difficile. Una risposta a questo problema è stata quella del famoso politicamente corretto, no? Non si può andare sul profondo di nulla, quindi non si tocca nei simboli, però alla fine cresce una generazione senza identità. Troppo semplificata questa mia... Sì. Ah, grazie. Sì, perché è una cosa ancora più complessa, è un po' politicamente corretto, è una cosa di piccola mentalità, che non bisogna dire, prima di tutto non bisogna mai dire quello che pensi, e non bisogna mai decidere su nulla. E che ha contagiato tutto, tra l'altro. Le bambine che non si vestono più di rosa? I bambini che non si devono assolutamente vestire di rosa, addirittura ci volevano farci una legge, ma poveretti, se vogliono vestirsi di rosa si vestono di rosa, e se non si vogliono vestire... A Natale niente presepio? A Natale niente presepio, se un signore dà il passo a una donna è un sessismo che non bisogna fare, insomma ci sono proprio delle cose ridicole, però che pesanti per una società. E non si vede come liberarsene, è una nemica, ecco. Siamo in chiusura di questo spazio, però le volevo fare un'ultima domanda: quanto questa perdita quindi di identità profonda può investire anche l'Italia? Cioè c'è un modello negativo che l'Inghilterra può spostare anche qui da noi? Oppure sono due mondi totalmente distanti? Cioè, qui da noi si può replicare qualcuno di questi problemi di cui lei ha parlato così acutamente? Beh, guardi, il mondo è paese, purtroppo. Io quando ho scritto di molte cose dell'Inghilterra, ben sapendo che erano malattie che avevano contagiato l'Italia,
anche la disonestà dei politici non è una novità nei linee qui, però lì è più una novità perché è pesante. Avete fatto vedere il ministro della difesa Fox, certo. Ex ministro della difesa, beh, prima che quello, lì dietro c'erano delle storie anche di peculato, delle storie che non sono venute fuori, molto gravi, ci ha visto parecchio tempo prima di dare le dimissioni. Per cui, ahimè, il mondo è proprio paese.